Eccoci di nuovo, buonasera di nuovo, sempre il gruppo di Unione Toscana, sempre la festa dell'Europa che in questo momento vogliamo festeggiare insieme a Simone Bionda. Simone è un docente di lingua e cultura spagnola e insegna alla scuola secondaria di secondo grado, è ambasciatore Twinning ed è con noi questa sera per raccontarci la sua Europa. Simone, che cosa ha significato per te l'Europa come studente, cosa, studente universitario e come, che cosa rappresenta per te come docente? Sì, buongiorno a tutti, ciao Simona, grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qua a festeggiare, appunto, a celebrare la festa dell'Europa perché io ci credo, a me piace. E che cos'è per me come studente? Mi hai detto dall'università, e in realtà da quando sono entrato a scuola, 40 anni fa, perché poi non ne sono mai uscito, insomma, da quando ne sono entrato come studente ad ora, l'Europa è stata sempre presente, no? È un concetto che più che un'entità politica e geografica, per me davvero, non per fare retorica, è un concetto molto vicino a quello di casa, di un posto in cui ti senti a tuo agio, in cui ti muovi agevolmente, con tranquillità, in cui ci stai bene. Prima ancora dell'università, già ai tempi della scuola superiore, idee come quella dell'Interrail, di salire in treno e girarsi i paesi del nord, eccetera. Quello era già un'idea forte di poter girare liberamente all'interno di un territorio che riconoscevi in un certo senso anche come tuo, anche un paese non tuo, con una lingua non tua, una moneta da dover scambiare prima di partire, non tua. Era però un'idea di partenza in sicurezza, un territorio conosciuto con il quale, nel quale si sapeva di poter trovare qualcosa di noto, ecco, a livello culturale, a livello di usanze e tanto invece da scoprire. Quindi, già da quel punto, dopo, durante l'università, con l'arrivo delle prime low cost, io proprio durante la mia prima mobilità diretta, anch'io, come Luisella ha raccontato prima, anch'io ho fatto un programma a Leonardo quando stavo ancora all'università. E perché all'epoca mi sarebbe piaciuto anche lavorare in ambito turistico, quindi cercai questa borsa e la ottenni, quindi lavorai per in realtà più mesi, non un mese solo, perché mi venne proposto addirittura di fermarmi a Dublino in un tour operator in cui mi occupavo di organizzare viaggi per giocatori di golf, visto che in quel posto i campi non mancano. Questa cosa mi ha permesso di conoscere non solo il gioco del golf che non conoscevo per nulla e tuttora non pratico, tra l'altro, però proprio la cultura che stava dietro, ad esempio, a questo gioco per me è totalmente nuovo. All'epoca fui io a scoprire i primi centri che c'erano in Italia e ai quali inviare gli opuscoli per fare un po' di pubblicità, insomma. E la cosa mi permise veramente di entrare a lavorare in un ambiente totalmente nuovo e vivere in una cultura completamente diversa. Il rientro a casa fu abbastanza traumatico perché la scoperta di una città non enorme, Dublino, però una città grande rispetto alla cittadina di provincia dalla quale provenivo, più piccola e contenuta come dimensioni, fu veramente entusiasmante. Anche con le abitudini, mi ricordo che al ritorno in Italia continuai per molto tempo a fare colazione all'inglese, il pane tostato, a farmi il caffè americano che tuttora fa parte, da allora, fa parte della mia quotidianità. Quindi quello fu ad esempio il periodo in cui conobbi le prime low cost con le quali iniziai a muovermi piacevolmente. Insomma, voglio dire, già dai tempi dell'università il concetto di Europa per me è stato quello di un posto in cui mi
mi posso tuttora veramente muovere agevolmente. Bueno, bene, tuttora a livello teorico, ovviamente. Il movimento, la possibilità di scambio, di passaggio, l'ho avuto anche dopo, già da docente, perché Europa è anche condivisione a livello di politiche scolastiche, di collaborazione tra enti veri e propri. Ho avuto modo di fare corsi di formazione in Spagna con borse di studio della Consejería del Ministero spagnolo, quindi è uno Stato che investe sulla preparazione di insegnanti di un altro Stato. Dal punto di vista dell'istruzione, sicuramente, a mio parere, è una cosa importante, una cosa è un plus che non può che dare qualcosa in più, sia agli studenti che agli insegnanti, in termini appunto di crescita, grazie a borse di studio, ma non solo, perché oggi abbiamo parlato e parliamo tanto anche di Twinning e di Erasmus, quindi insomma la possibilità di condividere, di formarsi, di crescere insieme, penso che stia proprio basata su questo concetto di grande luogo in cui condividere e lavorare insieme. Quindi sì. Diciamo, al di là di tutte le possibili polemiche che in questo momento sorgono e sono sorte, no, rispetto alla realtà problemi legati alla diffusione del virus, le reazioni e le politiche adottate in questo senso, che diciamo ovviamente non sono né il tema nostro del momento né diciamo riguardano direttamente ciò di cui ci stiamo occupando, però effettivamente dobbiamo dire che l'Europa, al di là di veramente al di fuori e andando oltre le polemiche, è un punto di riferimento incredibile, da come si diceva prima con Luisella e Marina, e come si sta confermando anche con te, insegna tantissime cose, no? La gestione della quotidianità di ragazzi che si affacciano anche su esperienze molto, molto importanti, ma se si vuole forse non fondamentali per la vita e la professione, ma anche già solo la possibilità che è stata ripristinata, no? Di accedere all'Interrail per i giovani. Questa è una piccola cosa delle tante cose, perché fa parte comunque della formazione in senso ampio, no? di un ragazzo e di una ragazza. E per quello che riguarda invece la tua realtà, il tuo contatto con l'Europa come docente, sia nei Twinning che con Erasmus, soprattutto con i Twinning, ultimamente stai facendo delle cose anche, ultimamente ne hai fatte, ma ultimamente in particolare ci hai raccontato la tua esperienza anche di, diciamo, risoluzione di un problema prosecuzione del tuo lavoro con una classe delle tue, problema che si era creato appunto con l'interruzione della didattica in presenza, no? Quindi come la vivi te, come stai vivendo l'Europa attraverso i Twinning? Sì, sicuramente, a parte che oggi è anche festa di Twinning, quindi non possiamo non essere contenti di essere i Twinners, e beh, oggi anche noi Ambassadors in particolare. Il Twinning è stata una grossa novità per me nella didattica, perché ho conosciuto la piattaforma subito all'inizio, ma non ho avuto modo di utilizzarla, non sono riuscito a partire inizialmente. Alcuni anni dopo mi ci sono riavvicinato quando ero poi già alle superiori, con una tipologia di ragazzi con i quali riuscivo a lavorare in modo diverso, forse. Questo però dipende da me, di sicuro non dagli studenti. E dopo la prima esperienza, sì, ecco, l'entusiasmo è stato veramente, veramente grande. Ho usato la piattaforma la prima volta con una classe decisamente sgangherata, tra virgolette, nel senso una di quelle su cui molti colleghi contano poco, no? Dicono, sì, va lì, cerca, insomma, tu punta arrivare alla fine dell'anno sano e vedrai che andrà tutto bene. E fu una classe con la quale si fece un progetto
premiato con un quality label, una cosa nata tutta da loro, confronto personale, anche con alcuni spunti di discussione molto forte all'interno della classe tra maschi e femmine, per cui trasformammo un progetto che doveva essere un'analisi squisitamente economica di una situazione, divenne un progetto sulla parità di genere. Questo nel corso dello sviluppo del progetto è sempre per mano dei ragazzi, lavorando con paesi stranieri soltanto, quindi dovendo spiegare agli altri le nostre conclusioni in una lingua straniera che la mia classe non dominava benissimo ancora. Quindi era una sfida continua, e questa cosa piacque molto a me e a loro, che l'anno dopo mi chiesero di fare un altro progetto. Ecco, questo iniziare a collaborare con colleghi stranieri, confrontarsi, perché poi fare un progetto vuol anche dire, oltre ai momenti di condivisione con i ragazzi, scrivere ai colleghi o sentirli ormai abitualmente in videoconferenza per dire sentite, io sono bloccato, questa attività non riescono a farla, non sono autonomi, non sanno come rispondere, cosa mi consigliate? E anche in questo c'è uno scambio tra di noi sul modo di operare, le famose buone pratiche, sapersi dire semplicemente guarda, quando succede questo ai miei, io mi muovo in questo modo, provaci anche tu, vedrai che funziona. Ecco, questo è uno scambio che è molto importante. Dall'epoca, quindi, io ogni anno ho proposto progetti, non lo faccio in tutte le classi perché non riuscirei a gestirlo, diciamo, però nella maggior parte sì. Questo mi permette innanzitutto di lavorare con i ragazzi non solo sui contenuti, che sono importanti, sono le basi ovviamente, ma sulle competenze, cioè ci mettiamo in gioco, facciamo cose insieme agli altri studenti delle scuole straniere, quindi scriviamo articoli di giornale, prepariamo presentazioni insieme, discutiamo su forum, facciamo in modo che la lingua straniera la usino per creare qualcosa che poi resti a loro, ad entrambi, che possa uscire al di fuori dalla piattaforma e che si possa mostrare anche con un po' d'orgoglio a volte, sia un libro elettronico, sia una mostra da fare in classe, da scuola o cose simili. Questa emergenza di cui parlavi, che stiamo vivendo, ci ha un po' effettivamente lasciati senza parole inizialmente, nel senso che ci ha colti decisamente di sorpresa. Se penso al mio caso in particolare, la cosa che ho già detto qualche giorno fa in occasione di un altro webinar è soltanto che io l'ultimo giorno ho fatto in tempo a realizzare di dover prendere tutti i miei libri dall'armadietto, perché ho detto eventualmente domani li riporto, ma se domani non si dovesse tornare io ho i miei strumenti. Dal giorno dopo, quando effettivamente non si tornò a scuola, riprendere la didattica non è stato facile nemmeno per noi smanettoni, tra virgolette, tra noi che in e-twinning e non in e-twinning, che siamo abituati a interagire con i ragazzi anche tramite piattaforme varie, tramite tools di vario genere, programmi e cose di questo tipo. La cosa che effettivamente è stata per me estremamente positiva e il fatto che nelle classi in cui avevamo i progetti, i twinning attivi, la didattica non si è mai fermata. Questa è stata la cosa di cui ho parlato nel webinar della settimana scorsa. In quarta e in quinta, soprattutto, in cui abbiamo un esame di Stato fra poco, grazie al fatto di essere all'interno di un progetto nel quale mi sono solo inserito, ma gestito da una collega spagnola bravissima, Alicia López Palomera, nel quale c'è anche Elena Pezzi, insomma, colleghe note in e-twinning molto brave, un progetto che mi ha permesso in questo periodo di portare avanti il programma di letteratura con le mie ragazze di quinta, dico le mie ragazze perché è una classe tutta al femminile quella, abituate a lavorare in piattaforma, quindi farlo dalla aula computer a scuola, farlo da casa, loro sono riuscite a proseguire con i lavori che ho chiesto loro, e nel frattempo abbiamo fatto il programma che dovevamo fare. E questo avviene anche nelle altre classi in cui ho progetti attivi.
Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, la conseguenza che c'è stata è stata, ad esempio, sull'Erasmus K1, gli scambi tra insegnanti. Proprio questa settimana avrei dovuto ospitare due insegnanti di Barcellona che avrebbero dovuto venire nella mia scuola a vedere un pochino le nostre lezioni, a farne alcune loro. Gli scambi K1 di job shadowing sono scambi per docenti che vanno in scuole per alcuni giorni in una scuola all'estero o seguono corsi di formazione che possano servire poi al rientro a scuola per migliorare un poco la propria didattica o cambiarla semplicemente. Io ne ho un po' attivi di questi progetti, appunto questo è saltato e stiamo decidendo come gestire la cosa più avanti. Stiamo pensando di rimandarlo all'autunno, anche se in autunno ci saranno già altri arrivi, ecco, perché è una cosa che può funzionare molto bene, utile. Anche in questo caso si parla di scambio di buone pratiche, che sono davvero buone pratiche, nel senso che vieni nel mio istituto, mi fai vedere cosa funziona da te, e ci confrontiamo su quelli che magari sono i miei problemi, tu mi dici come li risolvi insieme ai tuoi colleghi e vediamo se può funzionare anche nella mia realtà. E questo è uno scambio veramente proficuo, utile per noi, perché poi chiaramente lo riversiamo nelle classi e quindi ne guadagnano i ragazzi. Sicuramente sì. E all'interno di questi progetti poi aggiungerei che parliamo sempre, mi riferisco all'ultimo progetto di cui parlavi, del K1, quindi progetto di formazione dello staff. Molto spesso c'è bisogno di uno strumento, al di là di questi momenti chiaramente di diciamo impossibilità di fare mobilità fisica, no? Per cui chiaramente questo è un evento eccezionale, è un evento eccezionale e speriamo sarà un evento eccezionale che non si ripeterà mai più, però sicuramente in questo momento, ma anche in altri momenti, si sente il bisogno anche all'interno di un progetto Erasmus strutturato con finanziamenti, quindi con possibilità di fare molte mobilità, eccetera, con una gestione particolare. L'utilizzo di eTwinning è fondamentale, no? Perché per esempio ci sono esempi di altri progetti, progetti dedicati al CLIL, progetti dedicati ad ESABAC, in cui proprio eTwinning viene utilizzata come piattaforma per effettuare la formazione docenti in modalità blended, quindi non sempre è possibile effettuare tutta la formazione durante le esperienze di mobilità, perché poi chiaramente i fondi sono quello che sono e se si vuole fare un progetto che porta al suo interno tante mobilità, chiaramente da qualche parte bisogna poi organizzarsi in altro modo, no? per la formazione. Quindi eTwinning è, tra le altre cose, anche uno strumento efficacissimo per portare dentro la formazione all'interno dei progetti, anche solo per docenti, oltre che i progetti quelli che prevedono la presenza degli studenti. Cioè eTwinning serve per fare rete, no? Quindi, come dicevi tu, scambi di buone pratiche, formazione è veramente uno strumento all'interno dello strumento che può essere utilizzato e tra l'altro anche, diciamo, se non portare, diciamo, punti, fra virgolette, nella progettazione Erasmus, però sicuramente chi quando scrive un progetto Erasmus, dimostra nel proprio lavoro di conoscere, di sapersi muovere fra le varie istituzioni europee, e non solo, i vari regolamenti, sapere di che cosa si parla, ecco, ma anche di saper utilizzare gli strumenti che sono a disposizione, peraltro appunto sono strumenti gratuiti, efficienti ed efficaci, non ha punti in più, ma sicuramente quando il progetto viene valutato si capisce che si ha davanti dei docenti che si muovono in un certo modo e che possono utilizzare i fondi per una certa ricaduta anche del progetto stesso, no? E, mi racconti
perché insomma noi ci conosciamo perché lavoriamo tanto insieme e quindi ultimamente abbiamo parlato di un progetto che mi è piaciuto tantissimo tuo e che è il progetto Etienne che hai creato sul microracconto e mi piacerebbe che hai in piedi sul microracconto e mi piacerebbe tantissimo perché è uno spunto di lavoro molto trasversale, no? Quindi anche può essere uno spunto per altri se tu non sei troppo preso, sì, è vero. E che non è un progetto vero e proprio, nel senso che rientra in questo ultimo periodo legato alla crisi del Covid, chiusa la scuola improvvisamente, siamo di nuovo a questo punto, con il gruppo di ambasciatori toscani, ovviamente su idea di Simona Bernabei, di Daniela Cecchi, si crea un gruppo di e-twinning toscana a distanza. Sulla didattica a distanza, ecco, insomma, un gruppo di mutuo aiuto, definiamolo, per affrontare appunto i primi giorni di crisi. Non tutte le nostre scuole erano già fornite di piattaforme sulle quali lavorare con i ragazzi, quelle che stiamo usando in questo periodo, appunto una o l'altra delle più famose, insomma. In e-twinning Toscana a distanza abbiamo affrontato i primi giorni con le nostre classi che temevamo in qualche senso di abbandonare. Io ho usato quello spazio per raggiungere una mia classe che stava lavorando su un progetto, su un argomento molto ampio e con la quale ho continuato a lavorare, come dicevo prima. Stiamo facendo un grosso lavoro di arte, di storia e storia dell'arte, incentrato sul Museo del Prado che quest'anno ha festeggiato il bicentenario. In contemporanea però c'era un argomento che avrei voluto affrontare quest'anno di lingua, diciamo, sulla produzione scritta e per l'esattezza sul microracconto, che è rimasto fuori perché pensavo di farlo in classe. In classe non siamo tornati e quindi ho usato questo spazio veramente importante che è stata la piattaforma perché ho utilizzato il contenuto, cioè la struttura, il microracconto per avvicinare i miei ragazzi in questo momento di distanziamento, di distacco, di esperienza di una situazione di crisi che comunque, per grandi che siano, la classe in questione fa quarto superiore, quindi sono diciottenni, diciassettenni, diciottenni, per grandi che siano, ognuno di loro l'ha vissuta in modo differente, in modo soggettivo. Quindi ho colto la palla al balzo per portarli ad una analisi del microracconto e per fargli provare l'esperienza di scrivere un microracconto spiegando cosa stessero provando in questi primi giorni, in quei primi giorni di detenzione forzata, diciamo. Quindi ho dovuto farlo in maniera molto semplificata, li ho posto sulla piattaforma, quindi ognuno di loro da casa poteva accedere tranquillamente, gli ho posto la definizione di microracconto presa spudoratamente da Wikipedia, ovviamente indicandolo in modo che potessero ritrovarla tranquillamente. Ho indicato alcuni esempi di microracconto, ovviamente tutti in lingua spagnola. Il microrelato è un genere che ebbe un boom negli anni 60-70 nella letteratura ispanoamericana, era uno degli argomenti che avevo intenzione di fare, quindi ho presentato loro alcuni esempi e gli ho spiegato quali fossero i 5 punti chiave necessari per scrivere un microracconto, che ha la caratteristica di essere appunto micro, breve, quindi non spaventare i nostri studenti che generalmente sono un po'
preoccupati dall'idea di leggere, di scrivere, lo fanno anche tanto, ma non sono tutti abituati a leggere il classico testo così com'è, cosa che non sia un blog, che non sia un vlog, che non siano altri tipi di pubblicazione, e soprattutto a scrivere. Quando la scrittura diventa qualcosa che va oltre il post sul social network, c'è qualcuno che lo fa e lo fa magnificamente, e ci sono tanti che invece sono semplicemente spaventati, non è che non lo sappiano fare. Ho chiesto loro di fare come introduzione un piccolo brainstorming usando un programma che ormai alcuni di noi conoscono abbastanza, ma i nostri alunni no, non sempre, loro in particolare non lo conoscevano, e ho usato un programma che è Answer Garden, che permette di fare dei piccoli brainstorming. Ho chiesto ad ogni alunno di inserire ad un link che gli ho fornito cinque parole corrispondenti alle cinque cose che in quel momento gli mancassero di più della vita quotidiana, dopo i primi giorni di chiusura in casa. Potevano essere nomi, verbi, qualunque cosa. Chiaramente con un quarto anno non volevo lavorare sul lessico, ecco, non volevo che usassero la parola gelato, la parola giro con gli amici o cose di questo genere. Volevo proprio che ragionassero appunto sul valore emotivo che ogni elemento lessicale viene ad avere in questo momento, e su quanto quella parola gelato, che nomino perché è uscita più volte, sul valore di quella parola, quanto non corrisponda in realtà ad una massa fredda di cose da mangiare, ma alla sensazione legata ad essa, in genere alla compagnia della persona con la quale lo si mangia, all'attività che si svolge normalmente, che per i miei alunni in genere è una passeggiata. Quindi questa cosa è servita molto. Dopo ho chiesto loro di, seguendo i punti fondamentali, cinque punti chiave di un micro racconto, di scrivere un micro racconto nel quale usassero una o più delle parole che hanno indicato. Questa cosa serviva in un certo senso, non voglio fare lo psicologo, non ne sono assolutamente in grado, però volevo proprio che iniziassero, volevo portarli a riflettere su queste mancanze, su queste attività o cose che potessero sentire come una mancanza in quel momento, e forse rivalutarne un po' l'entità, la gravità di questa assenza, ecco. E una cosa importante, mentre nell'altro progetto che stanno facendo devo sempre spiegare bene come richiedo l'attività, cosa vorrei, perché hanno un po' di ansia da prestazione, mi chiedono sempre, quindi devo mettere un'immagine, vuole una didascalia, vogliono fare sempre un buon lavoro. Quest'altro così improvvisato, per il quale non li avevo preparati, ma per il quale hanno capito che si chiedeva proprio una necessità di aprirsi, parlare, comunicare ciò che in realtà gli stava mancando in questi primi giorni. Parliamo di persone che vivono 7 ore al giorno, 6 ore al giorno, nella mia scuola 8 ore al giorno, a contatto con i loro compagni 5 giorni su 7, che d'improvviso si trovano nella loro stanzina. E la risposta è stata immediata. Io nel giro di un'ora avevo 2/3 della classe che avevano già scritto il loro micro racconto, lo avevano inserito nel punto in cui avevo chiesto io. Insomma, è stata una dimostrazione di come possa funzionare i twinning, anche per in caso di emergenza, per improvvisare una cosa che non era prevista. Tra l'altro, visto che la risposta c'è stata e mi è stato poi da loro chiesto un feedback, mi sono piaciuti, però come sono andati? Allora ho dato loro il feedback e ho gettato un altro carico sul tavolo da gioco e ho proseguito il programma che avevo intenzione di fare. Quindi ho inserito un altro micro racconto di García Márquez, e che stiamo vedendo adesso, anche quello che porta a riflettere. Insomma, grazie davvero, devo dirlo in questo caso, grazie ai twinning, perché sul serio, su 3 di 5 classi, su 3, io non ho smesso le lezioni per un solo giorno.
da quando la scuola ha chiuso, ho proseguito direttamente con le altre due, ho dovuto prima recuperarli tutti, trovare il mezzo per poter interagire con loro, individuare la piattaforma che li potesse unificare, diciamo, mettere in comunicazione tutti, che potesse essere accettata dalla scuola, insomma, non è stato facile. In parallelo avevo il lavoro pronto invece, quindi per me è stata una grossa opportunità, sicuramente. Assolutamente sì, e tra l'altro, insomma, credo, proprio facendo riferimento a quello che stavi dicendo poco fa, molte scuole che si sono trovate anche a doversi gestire una situazione complicata in assenza totale di strumenti, perché insomma molte scuole frequentano G Suite, frequentano Microsoft Teams, ma molte non lo frequentano, non li frequentano, quindi diciamo che c'è stata un po' la rincorsa dello strumento, no? Che è sempre una cosa complicata, perché è un'istituzione che si mette in pari con no, gli strumenti, e quindi conoscere come si usa, sapere come si usa, imparare come si usa, insegnarlo anche o cercare di far capire a un gruppo di persone che magari ha un'età media o anche un utilizzo medio degli strumenti digitali molto basso, non è stato per niente facile. Cioè, io ho vissuto questa fase dalla prospettiva dell'amministratore della rete di scuola, della rete, dello strumento che abbiamo usato per la scuola, e devo dire che i problemi sono stati tanti, anche se devo dire, nonostante quello che si possa dire, così che si possa anche sentir dire, poi devo dire che molti di noi, tanti di noi, si sono veramente impegnati anche per superare queste difficoltà, queste barriere, no? Però devo dire, ecco, utilizzare uno strumento come i Twinning, che invece è uno strumento, tra l'altro, che consente di tracciare, quindi certe diciamo certe difficoltà amministrative te le può far superare, oltre a risolvere, cosa che per esempio invece G Suite non risolve in toto, cioè in realtà il problema dell'accesso, del togliere il microfono, dare il microfono, sono cose che Google Meet si è trovato a dover risolvere in corsa, perché erano in realtà strumenti pensati per delle riunioni fra pari, no? Quindi diciamo che il discorso docente-studente non era proprio considerato al 100%, mentre invece eTwinning, essendo uno strumento che nasce per questo, innanzitutto è uno strumento sicuro, uno strumento che non ha accessi esterni, non c'è nessuno che toglie il microfono a nessuno, non c'è nessuno che fa finta di fa finta di essere chi non è, insomma, perché evidentemente si accede come docenti, si accede come studenti o si accede come ospiti, ma insomma c'è sempre un tracciamento, e questo secondo me non è una cosa trascurabile, è un aspetto della didattica che va considerato, no? Il fatto che abbiamo di fronte dei minorenni, anche se sono di quinta liceo, sono sempre sotto la nostra responsabilità in qualche modo, no? Anche se sono maggiorenni, stramaggiorenni. Quindi, insomma, devo dire grazie, guarda, davvero è sempre un no, dimmi se volevi aggiungere no, qualcosa. Dicevo, sì, grazie a te, a chi mi ha preceduto, e a chi so che verrà dopo, grazie. È bello appunto essere qua oggi a raccontarci queste cose, a raccontarle a chi magari ci sta ascoltando, perché sono esperienze davvero che arricchiscono. Grazie. Allora, ti dico che qui c'è un commento di Luisella Mori che dice: bello lavorare sul micro racconto. Io condivido, devo dire che quando ti sento raccontare questa cosa ogni volta ho la penna in mano, perché dico adesso mi appunto delle cose che voglio poi far fare il prossimo anno ormai, perché insomma, però molto bello. E poi mi dice Orietta Dall'Aglio Bernabei: grazie per la quantità di lavoro da parte vostra. Grazie mille. Grazie. E Daniela Cecchi che ti ringrazia, sicuramente i ringraziamenti di Daniela Cecchi, che è il nostro referente, instancabile referente istituzionale, che ci segue anche in queste nostre pazzie di sabato pomeriggio per la festa d'Europa. Grazie a Daniela, grazie a tutti, grazie Simone. Grazie a te, Simone. A presto, buona prosecuzione di festa dell'Europa. Ciao Simone. A voi, ciao.